this is the point when I need everybody to get to the dance floor. It's like that, y'all. That, y'all. That, y'all. That, y'all. That, y'all. Like that, y'all. That, y'all. Like that, y'all. That, y'all. That, y'all. That, y'all. Like that, y'all. That, like that, y'all. That, y'all. I came to have a party. Tredicesima edizione del torneo internazionale di tennis, quest'anno a luglio, un miracolo cambiare la data perché veramente ci saranno delle partite intense e con delle atlete veramente di livello, di primo livello mondiale. Con noi abbiamo una ex campionessa e chiediamo proprio a lei come vede questo, Rita Grande, come vede questo torneo quest'anno in questa nuova data e appunto le ragazze anche magari ex Wimbledon eccetera. Eh sì, il cambio di data forse è stata la cosa più importante che è venuta quest'anno e giocheranno le ragazze in Europa, quindi dopo Wimbledon speriamo che qualcuna perda per venire qui a Biella, ma comunque l'entry list è fortissima, ci sono 14 delle prime 100 del mondo, possiamo essere soddisfatti, ci facciamo un in bocca al lupo e complimenti al Circo Tennis Biella per aver trovato le risorse per ripetere ancora questo torneo. Rita, anche le altre edizioni è sempre stato un buon torneo, anche e soprattutto nell'organizzazione. Tu giri tornei tutto l'anno, non solo in Italia, anche all'estero, ti sentiamo in televisione, quindi puoi toccare con mano proprio l'ambiente che trovi sempre qua a Biella. Sì, in effetti questa organizzazione è una tra le migliori del mondo e non a caso la RAI trasmetterà questo evento perché meritava di essere visto questo evento in tutto il mondo e siamo contenti di poterlo fare qui in Italia, qui in Piemonte, dove io ho sposato un piemontese, quindi mi sento anch'io piemontese e sono contenta che questo torneo abbia la visibilità che merita perché tutte le persone che lavorano a questo torneo si impegnano tantissimo e c'è tanta passione. Bene, con noi anche il vicepresidente Renzo Pezzin. È diventato vicepresidente, però ha sempre in mano un po' tutto lui, eh? Ma diciamo che non è così, oggi il presidente non può perché è in Francia e via, quindi ha delegato me, si vede che è il destino che devo essere sempre presente. No, diciamo che lo sforzo mio sta, a parte gli scherzi, è quello delle pubbliche relazioni, quindi quello di trovare anche sponsor e vi assicuro che quest'anno è difficile, molto difficile perché con questa crisi, insomma, penso che abbiamo tutti insieme fatto un miracolo per trovare le risorse per questo torneo. Ecco Renzo, però quest'anno c'è stato questo cambio di data anziché settembre-luglio, quindi favorisce appunto avere una vetrina migliore e poi anche il circolo ha ancora lavorato per abbellirsi e ancora migliorare e offrire una visibilità alla gente ancora migliore. Sì, quest'anno abbiamo voluto rifare anche il look, quindi abbiamo cambiato tutto. Invitiamo i biellesi e non solo i biellesi a venire a vedere questo spettacolo che ne vale la pena. Diciamo che quest'anno abbiamo cambiato anche i colori. Quello che riguarda la data, devo dire che purtroppo alcuni tornei in Piemonte non si fanno più perché questa era la data del torneo di Cuneo. Io parlando col presidente quando lui ha rinunciato e con Rita abbiamo detto se riusciamo la prendiamo noi, abbiamo chiesto d'accordo tutti assieme, loro hanno lasciato purtroppo e noi ne abbiamo approfittato. Ecco, con noi anche Roberto Pella, assessore allo sport in comune qua a Biella. Siamo diciamo reduci dagli Special Olympic, di nuovo anche per questo torneo Biella alla ribalta non solo locale ma anche nazionale con Tele Biella e Rai messi insieme, quindi ancora promozione per il territorio con uno sport, ma uno sport di elite. Ma innanzitutto ti ringrazio perché mi permetti di ringraziare tre istituzioni o persone. In primo luogo voglio ringraziare Renzo Pezzin e il maestro Alessio Loglisci, tutti i volontari del Circolo Tennis perché indubbiamente hanno fatto sì che questa iniziativa potesse sempre di più crescere nel corso degli anni e soprattutto consolidarsi con questa data di luglio e come dicevi molto bene te con 14 giocatrici tra le prime 100. Poi voglio ringraziare Rita perché come ho detto in conferenza il vantaggio di avere una professionista non solo sul campo ma anche fuori come Rita ha fatto sì che questo torneo potesse crescere e nello stesso tempo potesse avere quella visibilità fondamentale che solo un canale come la RAI può dare su tutto il territorio.
E poi la terza persona sei te, Marco e Laura, perché indubbiamente grazie a voi, grazie a Telebiella, non solo permette questa bellissima iniziativa di poter entrare in tantissime case, perché io ho un riscontro ogni anno che veramente tante persone vedono il torneo da tennis non solamente al circolo ma attraverso la vostra televisione, ma grazie alle vostre immagini la RAI le poi trasmette su tutto il territorio nazionale. Quindi credo che un dovere mio e del sindaco Dino Gentile ringraziare voi tre per quello che date, per quello che credete in questo torneo e soprattutto perché, come hai detto molto bene te, questo torneo dà grande visibilità, rilancia il nostro territorio non solo dal punto di vista turistico ma anche nella conoscenza di quello che è il nostro tessuto sociale e poi nello stesso tempo per questa presenza e partecipazione di ragazzi e di giovani che indubbiamente lo rende ancora più bello, oltre naturalmente a queste atlete che, lo dico come tifoso di tennis ma anche come uomo, merita veramente venirla a vedere. Ecco Roberto, io spero che anche Rita Grandi di poterla avere ai nostri microfoni, non solo quelli della RAI, perché il suo commento è veramente ad alto livello, essendo pure anche, oltre giornalista, anche una ex atleta da non poco. Quindi abbiamo sentito Rita Grandi a Parigi, che emozione ha avuto commentare la finale con un'italiana? Ma il percorso è iniziato prima, perché Francesca Schiavone andò in finale nel 2010 e la RAI comprò in extremis i diritti. L'anno scorso Francesca Schiavone giocò la finale e quest'anno la RAI ha comprato i diritti dal primo giorno e quindi grazie alla RAI abbiamo potuto vedere un torneo meraviglioso e poi Sara Errani in finale è stata la ciliegina sulla torta. Bene, comunque seguiremo appunto il tennis a partire da lunedì con collegamenti nei nostri telegiornali e poi un incontro tutti i giorni. Like that, y'all. 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 That, y'all.